Nel tema che mi è stato affidato, io devo parlare stamattina dei parametri di Maastricht e quanto questi siano tuttora rilevanti. Quindi, nello spirito che dicevo prima Rita, cioè della scuola d'Europa, voi mi permetterete anche un minimo di ricostruzione di storia delle idee. All'interno di Maastricht vi fu sostanzialmente la definizione di una serie di parametri che dovevano in qualche modo essere la cornice macroeconomica che doveva dare continuità e coerenza al passaggio da una comunità economica ad una comunità europea che però doveva consolidarsi tramite un'unione monetaria. Dal punto di vista teorico, vi ricordo che una unione doganale, quella da cui è partita l'Europa, è una struttura sostanzialmente data da paesi che dal punto di vista economico sono deboli. Cioè, io sono debole, noi siamo deboli, la soluzione è mettersi insieme, ridurre le barriere fra di noi in modo da far aumentare il mercato protetto, mantenendo però protezione nei confronti dell'esterno. Questa è stata la fase di avvio dal punto di vista economico dell'Europa, tant'è vero che da noi si chiamava mercato comune, cioè dando l'enfasi al carattere sostanzialmente di aggiustamento progressivo che si realizzava in un'economia che era stata a lungo chiusa e prima di essere aperta, poteva essere aperta gradualmente, progressivamente riducendo le tariffe doganali all'interno fra di noi, ma mantenendo nei confronti del competitore più favorito che negli anni 50 era ancora l'alleato Stati Uniti. Questa situazione in realtà si sposò negli anni 50 con una fase di forte crescita delle economie, perché erano gli anni della ricostruzione in cui sostanzialmente l'apertura del mercato europeo funzionava per le economie nazionali come un forte traino. L'Italia si avvantaggiò moltissimo dal 1956 in poi dell'apertura del mercato interno perché riuscì a produrre una serie di beni, essenzialmente beni di consumo durevole, per intenderci automobili e frigoriferi, che in realtà potevano essere venduti in altri paesi in crescita senza la concorrenza degli Stati Uniti. Questa cosa si basò essenzialmente sull'idea di accordi che a livello europeo agivano sulla dimensione del mercato, ma dal punto di vista nazionale anche sul fatto che vi erano politiche in cui l'intervento dello Stato nella costruzione di infrastrutture, nella condizione di un welfare, nelle condizioni di un paese che si stava ricostruendo, agiva molto sulla domanda. Cioè la domanda trascinava la crescita, perché vi era una domanda di export, una domanda di investimenti, una domanda di consumi interni. Cumulandosi assieme, questo ha determinato il boom degli anni 50 e i primi anni 60. Quando si scrivono i parametri di Maastricht, questa situazione è ormai molto lontana. I parametri di Maastricht sono sostanzialmente quattro. Sono, uno, l'idea che vi doveva essere un rapporto fra deficit e PIL limitato, il famoso 3%, quello che ogni tanto ci torna indietro come l'onda del mare. Il secondo era il debito pubblico e in rapporto al PIL che deve essere il 60%. Il terzo era un tasso di inflazione non superiore all'1,5% e un tasso di interesse a lungo termine non superiore al 2%. Quindi tassi di interesse reali, quindi 2% del tasso di interesse meno l'inflazione attesa 1,5, sostanzialmente tendente a zero. Questi sono quelli che nel 91-92 vennero dati come garanzie del funzionamento di un'unione monetaria. Un'unione monetaria rispetto ad un'unione doganale è un passaggio molto avanti, perché la condivisione di una moneta determina una forte riduzione dei costi, si chiamano di transazione, cioè dei costi di scambio fra di noi, ma fra coloro che hanno già delle relazioni aperte, mentre rendono più difficoltoso
difficoltosi, coloro che in realtà devono aprire nuove relazioni, specialmente al di fuori dell'area mentale. Questi comunque furono i famosi parametri, cioè vennero dati parametri fissi sulle attività macro. Questo tema non fu un tema nuovo in quell'epoca, perché già da 10 anni, a livello di dibattito mondiale, girava l'idea del superamento della cosiddetta economia, della politica economica basata sulla domanda. Soprattutto dopo l'arrivo di Margaret Thatcher al governo di Inghilterra, siamo nel 79, nel maggio del 79, e di Ronald Reagan negli Stati Uniti l'anno dopo, vi fu essenzialmente un netto trionfo di coloro che erano gli economisti di Chicago nei confronti degli economisti di Harvard, cioè nei confronti degli economisti keynesiani. Tutta la scuola di Chicago sosteneva che non bisognava intervenire sulla domanda, ma bisognava intervenire sull'offerta, cioè la cosiddetta supply side, che sostanzialmente diceva che lo Stato non può intervenire sui consumatori, sugli investitori, non può intervenire nel funzionamento del mercato, ma lo Stato deve intervenire semplicemente a garantire le condizioni macroeconomiche in cui questi si realizzano. La prima regola è zero inflazione, quindi zero anche tassi di interesse. Vi ricordo che Greenspan, che era stato già per anni il governatore della Federal Reserve americana, aveva sostanzialmente azzerato gli scambi, e dall'altra parte bisognava sostanzialmente ridurre drasticamente il deficit pubblico, perché il deficit pubblico alla fine non era un disturbo per il sistema. Ridurre deficit pubblico e ridurre debito pubblico si fa sostanzialmente privatizzando tutte le attività dello Stato e dall'altra parte non intervenendo più direttamente nell'economia. Questa serie di norme veniva chiamato nel dibattito dall'inizio degli anni 80 in poi Washington Consensus. Washington Consensus fu la linea di politica economica portata avanti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario, ad esempio nei confronti di tutto il Sud America. L'esempio classico fu l'intervento in Argentina. L'intervento in Argentina era: tutto quello che lo Stato ha se lo vende, tutto quello che deve essere debito pubblico viene sostanzialmente ceduto e viene spostato sulle banche. Zero inflazione, zero tasso di interesse. Nel caso dell'Argentina, diversamente dall'idea che i cambi potessero fluttuare, di fatto invece venne stabilita l'idea che il cambio del peso doveva essere per legge bloccato uno a uno con il dollaro. Scusate se la metto in termini di storia del pensiero, però che Derrida mi ha detto che scuola per capire poi i parametri di massimo. Quando voi siete un'autorità di politica economica, voi qualche strumento per manovrare dovete averlo. Uno strumento per manovrare a lungo in Europa è stato il cambio, perché quando voi avete delle spinte sui costi interni che vanno su, il modo per equilibrarli è svalutare la moneta. Ma se voi fissate il cambio per legge, questo strumento non c'è più. L'altro strumento classico è la manovra sui tassi di interesse, perché se voi alzate i tassi di interesse, l'indicazione che date all'economia è: state calmi, state tranquilli. Ma se voi alzate i tassi, anche questo è lo strumento che viene meno. Alla fine il rischio è che gli unici strumenti di politica economica siano dati tutti in termini esterni, cioè siano dei parametri fissi a prescindere dalle situazioni e a prescindere soprattutto dalle situazioni interne che voi vi trovate. Perché se voi trovate una situazione interna che è articolata, le aree forti che hanno già una forte competitività industriale, che non incorporano debiti, che di fatto sono già in grado sostanzialmente di arrivare pronti all'appuntamento, hanno un vantaggio molto colmabile da coloro che si presentano un appuntamento con dei debiti pregressi, con una bassa competitività reale, in situazioni comunque che hanno bisogno di aiuto.
La storia dei parametri di Maastricht quindi va ascritta ad un periodo in cui fortissimo era il dibattito sul ruolo dello Stato. Devo dire che tutti i paesi europei arrivano a questa fase avendo accumulato molti debiti pregressi. Quando voi avete molti debiti pregressi, il debito è molto alto e per poter pagare il debito dovete tenere dei tassi di interesse molto alti, i quali rischiano di spiazzare gli investimenti privati. Mi state seguendo? Capisco che è complicata, però qualcuno deve farlo. E quindi è vero che l'alto debito dei paesi europei non era più un elemento propulsore. È chiaro che quando voi dovete pagare, ad esempio, dei buoni del tesoro al 7-8%, è difficile che voi investiate i vostri soldi in investimenti che diventeranno il 2%. Molti soldi si spostano verso lo Stato, si genera più un'economia di rendita che non un'economia di investimento. Ma l'alternativa è un'alternativa che implica delle fortissime riorganizzazioni dell'economia. Questa riorganizzazione dell'economia viene realizzata in Europa essenzialmente dalla Germania fra l'89 e il 92. Fra l'89 e il 92 la Germania si trovò in una situazione del tutto particolare, poiché dovendo riunificare due parti di paese che non stavano insieme fra di loro, di fatto la Germania affrontò la riunificazione tedesca della Germania dell'Est e dei cinque Länder orientali con uno straordinario investimento in inflazione, perché di fatto viene equiparato il marco dell'Est con il marco dell'Ovest, quando la differenza era meno di 1 a 5 e 1 a 6. Ma fu questa inflazione accompagnata con una gestione molto severa della ristrutturazione industriale nel paese dell'Est, con un patto sul costo del lavoro e su una riorganizzazione interna dei rapporti fra i Länder e lo Stato federale, che permise a metà degli anni 90 alla Germania di arrivare preparata all'appuntamento che di fatto era stato fissato nel 2000 con la moneta unica. Cioè, in 10 anni fra il 90 e il 2000 furono anni cruciali, che furono gli anni che erano stati dati per aggiustarsi. La Germania riuscì a troppo modo a usare quegli anni per l'aggiustamento. Gli altri paesi erano molto differenziati fra di loro e devo dire noi in particolare con una situazione che probabilmente anche legata a situazioni interne oggi difficile da andare a affrontare, non solo non abbiamo utilizzato quegli anni per la ristrutturazione come hanno fatto i tedeschi, ma ricordo che è dall'inizio dell'anno 80 che il tasso di crescita dell'economia italiana comincia a scendere e diventare il più basso di tutti i paesi europei. Vi metto insieme i pezzi. Da una parte, con la fissazione dei parametri di Maastricht, che io ritengo essere stata molto figlio di una stagione, diciamo, di supply side, quindi di Chicago, si riteneva di mettere dei paletti di un'economia nella supposizione che l'unico modo per far crescere un'economia fosse l'aumento della competitività reale dell'industria. Ricordo che in America, nello stesso tempo, questo principio che veniva venuto come sacrosanto in realtà fu tradito, perché nello stesso tempo, proprio per essere ossessiosi dei principi di Washington Consensus, venne completamente liberalizzato il mercato dei capitali. La completa liberalizzazione del mercato dei capitali determinò negli stessi Stati Uniti lo spostamento di tutte le attività dall'attività reale verso l'attività finanziaria. Vi ricordo che nel 97 Baron Scholz e Robert Merton vinsero il premio Nobel per l'invenzione dell'options, cioè dei derivati, e questo dette il via, tra l'altro, a una finanziarizzazione dell'economia americana che spiazzò continuamente gli investimenti in attività reale. Se voi guardate la bilancia dei pagamenti americana dalla metà degli anni, dall'inizio degli anni 90, cioè dal primo Bush in poi, andò in perdita continua, a rotto di collo, perché la gente non investiva più nell'industria,
investiva sostanzialmente in speculazione, e quindi investendo in speculazione continuava da una parte a degenerare l'attività industriale e dall'altra parte a gonfiarsi fino ad arrivare a dei livelli insostenibili. Vi ricordo che nel 2007 la quantità degli asset finanziari era 13 volte il PIL reale a livello globale, cioè non c'è più connessione tra la quantità di attività finanziarie che c'erano per il mondo e le produzioni effettive, che di fatto secondo me furono il vero motivo della crisi del 2007. La crisi del 2007 è stata generata dalle scelte di politica economica delle amministrazioni Reagan e Bush, che di fatto finanziarizzando l'economia hanno completamente spostato tutte le attività di investimento su attività di carattere speculativo e non su carattere transattivo. Quello che sta di fatto è che quando arriva in Europa l'effetto della crisi americana trova le economie europee in posizioni ben diverse fra di loro, trova le economie europee in condizioni assolutamente diversificate fra di loro, non disponendo degli strumenti di politica economica per potersi aggiustare, perché nel frattempo i parametri di Maastricht che abbiamo tolto ogni strumento di aggiustamento ai governi nazionali. Quindi, per un verso, avevi disarmato governi nazionali e banche europee da poter disporre di strumenti di aggiustamento alla crisi. Dall'altra parte, all'interno dell'Europa, avevi la Germania che si è già aggiustata 10 anni prima e gli altri che abbiamo rimandato in avanti l'aggiustamento. Poiché la crisi mette a dura prova la capacità di sostenere i processi di cambiamento, noi ci siamo trovati sostanzialmente a fine crisi che tutti gli avanzi di bilancio erano in Germania e tutti i disavanzi erano nei paesi del sud. Scusate questa parte che è stata un po' da economista economista, ma dobbiamo farlo vedere. A fronte di questo si pongono tutti i temi che prima sono invasivi. Primo, dove sta l'economia reale rispetto a questo quadro di vincoli macroeconomici? Chiaramente i vincoli macroeconomici hanno agito come maglie di costrizione laddove c'era più bisogno di aggiustamento reale. Hanno di fatto bloccato il momento della domanda che era il vincolo essenziale per la crescita. Perché di fatto i parametri si sono tradotti in strumenti di carattere deflattivo. Perché la riduzione del deficit, cosa che noi abbiamo già realizzato ormai da 5 anni, vi ricordo. Secondo, la riduzione del debito, ricordo che noi siamo più del doppio di quello che era il vincolo di Maastricht, noi siamo a 135 oggi rispetto al 60. La zero inflation e di fatto l'azzeramento dello strumento tasso di interesse come strumento di governo dell'economia si sono tradotti sostanzialmente in strumenti di deflazione, mentre c'è oggi un problema chiaro, chiarissimo, ma io qua dichiaro ancora una volta la mia origine keynesiana, c'è un problema di domanda, c'è un problema di domanda, ed è un problema di domanda che non puoi mettere solo a carico delle famiglie, né un problema di domanda che può essere risolto semplicemente con un intervento di carattere centrale dal punto di vista europeo. Sto parlando del piano Juncker. Il problema è come fare a riattivare gli investimenti privati. È il dibattito che c'è stato ieri in sede di Parlamento, proprio sul piano Juncker, per un po' di tempo. Come fai a riattivare gli investimenti privati? Io qui, e qui concludo, credo che la considerazione che faceva prima Sonia su ma il paese vero dov'è, l'Europa vera dov'è, i comuni dove sono le città, dove sono i territori, dove sono le regioni, dove sono le imprese, torni a essere cruciale. Nel disegno europeo l'introduzione di parametri rigidi dal punto di vista macro doveva essere compensato da politiche strutturali molto operanti sul lato della domanda. Le politiche strutturali dovevano servire per permettere ai diversi territori di muoversi in condizione
di poter generare dei processi molto parcellizzati, però di ripresa della produzione a livello locale. Sull'uso dei fondi strutturali, specialmente nel nostro paese, noi abbiamo molto da discutere e io faccio fatica a metterlo a carico del governo centrale e della Commissione. Qua ci sono responsabilità delle regioni rilevantissime, dietro le quali non ci si può nascondere. Però è chiaro che questo torna a essere un passaggio chiaro, perché se noi andiamo a vedere la mappa dell'Europa, oggi rispetto al 2000, noi vediamo che le disparità interne sono aumentate, perché è aumentato il corpo centrale europeo di regioni molto forti, e vi ricordo che la massima estensione a sud di quest'area è circostante Bologna, l'asse Milano-Bologna. Vi è un'area di debolezza che si è ampliata, ma vi è soprattutto dal punto di vista industriale una netta divaricazione fra le imprese che sono riuscite prima del 2007 ad aggiustarsi dal punto di vista produttivo e coloro che non ce l'hanno fatto. Qua si pone un problema di politiche industriali, di politiche di sviluppo territoriali, di politiche che in qualche modo richiamano in campo una dimensione che non può essere quella nazionale, ma non può anche essere quella micro del singolo comune. E quindi si pone un problema di territorio. Il problema delle regioni e delle macro regioni, come si diceva prima, torna a essere un problema cruciale. È un problema che tutto sommato mi pare che sia e continua a essere un tema non discusso a sufficienza. Trova oggi in Italia le regioni fiaccate da una delegittimazione che noi abbiamo potuto sperimentare sulla nostra pelle anche la settimana scorsa, trova visibilmente un problema politico del capire dove stanno le autorità e qual è l'interconnessione tra le autorità a livello verticale, cioè dalla commissione fino al sindaco. Poi si pone un problema sostanziale però anche di capire, non tanto di cambiare i parametri, se si possa governare una unione monetaria solo con dei parametri e non con un processo di integrazione più sostanziale che riponga più responsabilità in politiche unitarie di sviluppo, che invece oggi mi pare vengono abbandonate alle singole volontà e a volte anche alle singole capacità.